Hello 3D Artist, il video di oggi non sarà un video tutorial, ma sarà una specie di vlog sfogo, vlog critica e molto probabilmente ce ne saranno altri come questo, quindi penso farò una rubrica. In questo video io vorrei parlare di Blender, perché in questo periodo sta facendo veramente dei passi da gigante, ne parlano ormai tutti, c'è una hype pazzesca nell'aria, hanno annunciato features incredibili che anch'io non vedo l'ora di provare quando usciranno nella prossima versione. Purtroppo però, per quanto Blender sia un gran bel pezzo di software, eppure gratuito, è soltanto da pochi anni, forse un paio, che è nata un'azienda effettiva, fisica, con gente assunta e team di sviluppo dedicati. Quindi purtroppo non si può pretendere che Blender sia già un software perfetto e industry standard ai livelli di un Maya o un Houdini, perché mancano, per come la vedo io, delle features che in software definiti industry standard sono la base e che invece Blender ancora non ha. Io infatti personalmente lamento ancora un sacco di mancanze da parte del programma. E la cosa che mi urta di più è in quanto siano funzioni basilari per me almeno. E per quanto il programma possa comunque definirsi, tra virgolette, giovane, ritengo siano comunque fondamentali e trovo assurdo quindi che manchino. Uno di questi è il fatto che non si possa riorganizzare l'outliner e quindi disporre gli oggetti secondo una propria logica e non per forza in ordine alfabetico. Io lo trovo estremamente irritante. Infatti, ad esempio, io qua ho il cappello, gli occhiali e le ciabatte. Vorrei avere una corrispondenza, invece, perché il mio outliner usa come suo ordine quello alfabetico, cappello, ciabatte e occhiali, e non posso spostare in alcun modo, i miei oggetti per dargli l'ordine che voglio. Ad esempio, invece, in Maya io ok, ho cappello, ciabatte, occhiali. Ah, ok, no, però gli occhiali li voglio prima delle ciabatte. Seleziono tasto centrale e ho ordinato secondo una mia preferenza, secondo una mia logica, quindi occhiali che il cappello, scusate, che è in testa a tutto, gli occhiali che sono subito sotto il cappello e poi le ciabatte. Come vedete anche in Rhinoceros mi trovo nella stessa situazione, ho il mio outliner con i miei livelli, con i miei layer, ho cappello, ciabatte, occhiali. E anche in questo caso io vorrei avere i miei occhiali subito sotto il cappello e anche qui ho la possibilità di selezionare le mie ciabatte e portarle sotto gli occhiali e quindi rispettare l'ordine che ho in scena. Quindi cappello, occhiali, ciabatte, cappello, occhiali, ciabatte. Mentre invece in Blender purtroppo questa cosa non si può fare. E io spero un giorno implementeranno questa cosa. Un'altra cosa per me importantissima e che purtroppo in Blender manca è un material manager che mi permetta di gestire e assegnare in maniera comoda materiale ai miei oggetti e anche a più oggetti contemporaneamente. Ad esempio in Maya troviamo quello che si chiama Hypershade, che come vedete è un pannello che mi dà la possibilità di avere in un'unica finestra la lista dei miei materiali, la lista dei nodi che posso utilizzare, il pannello dove editare il mio materiale con a fianco i vari parametri e la preview del mio materiale. Inoltre qui ho la possibilità in un colpo solo di assegnare il mio materiale a più oggetti contemporaneamente. Anche per quanto riguarda Rhino, pensate che addirittura nella versione successiva a questa ha adottato Cycles come motore di render, che poi vabbè, nonostante questo l'editing dei materiali sia veramente penoso, però vabbè, lo lasciamo per un altro video. Però, come potete vedere, qui c'è comunque un material manager che mi permette di visualizzarli tutti assieme, poterli gestire e assegnarli in maniera comoda. Ad esempio anche magari assegnare un materiale a più oggetti contemporaneamente in una sola volta. Seleziono i miei oggetti, tasto destro, Assign to Selection. E ho fatto. Poi inoltre, come potete vedere cliccando il tasto destro, ho molte opzioni che posso utilizzare per gestire i miei materiali. Posso cambiare la thumbnail, posso cancellarlo, rinominarlo, salvare il materiale, importare un nuovo materiale,
selezionare gli oggetti a cui è applicato quel materiale. Per quanto riguarda Blender, invece, siccome non c'è purtroppo un material manager, quello che si può fare per avere una sorta di panoramica è andare nell'outliner, cliccare qui in alto a sinistra e andare nei data block, quindi in Blender File, dove troviamo la lista di tutto ciò che è presente nella nostra scena, e andare nei filtri, selezionare il filtro Material e attivarlo. Avremo quindi una lista dei nostri materiali. Il problema è che, almeno per me, la trovo come soluzione abbastanza limitata, in quanto mancano ancora molte opzioni e poi non è effettivamente qualcosa di dedicato alla gestione, alla modifica dei materiali, ma è semplicemente una visualizzazione di quelli che sono gli oggetti in scena. Infatti noi abbiamo dovuto applicare un filtro per poterli visualizzare. E poi mancano feature base come tipo ad esempio quella che abbiamo visto, la possibilità appunto di poter assegnare in un colpo solo contemporaneamente un materiale a più oggetti selezionati. Infatti l'unico modo per poterlo fare è assegnare il materiale che ci interessa a un primo oggetto, magari questo, selezionare l'oggetto in questione, selezionare successivamente poi tutti gli oggetti che ci interessano, andare in Object, Make Links e Materials. Però capite che ogni volta fare questo procedimento è abbastanza tedioso e lungo, piuttosto che andare direttamente sul materiale e dire assegna selezione. Un'altra cosa che mi piacerebbe tanto ci fosse in Blender è la possibilità di poter utilizzare i View Layer come i render layer di Maya, con la possibilità quindi di fare l'override di diversi materiali. E non l'override di un unico materiale per view layer, cioè per me sarebbe qualcosa di fantastico. Per fare un esempio, io qui ho tre Suzanne con tre materiali diversi, rosso, verde e blu, e sono all'interno del mio master layer. Questo significa che questi oggetti e questi materiali sono quelli che vorrò vedere nel mio render finale. So però che avrò anche bisogno di assegnare magari altri materiali per poter poi dare degli effetti particolari o regolare determinati parametri in compositing senza dover ritirare ogni volta un render. Per farvi un esempio, mettiamo che io in compositing voglia avere la possibilità di poter regolare in qualche modo i riflessi sulla mia Susan verde. Quindi vado nei View Layer, creo un nuovo View Layer e lo chiamo riflessi. Il problema è che se io cambio materiale in questo View Layer, dando ad esempio alla mia Susan verde materiale cromato, per avere delle belle riflessioni che poi posso utilizzare in compositing, non avendo la possibilità di poter fare nessun tipo di override sul singolo materiale e sul singolo oggetto, nel momento in cui appunto cambio materiale, nel mio View Layer riflessioni, questo verrà cambiato anche all'interno del Master Layer. E l'unico material override che mi viene permesso di fare è quello dell'intera scena. Infatti, se io vado in View Layer Properties e cerco Override, al suo interno troverò quindi Material Override. Cliccando nella finestrella potrò assegnare un materiale a mia scelta. In questo caso io decido di assegnare appunto Chrome, ma vedete che viene assegnato a tutta la scena. Invece sarebbe carino, utile soprattutto, avere la possibilità di poter fare l'override di più materiali e a più oggetti. È vero però che questa cosa può essere risolta con l'utilizzo delle collection, magari poi registrerò un video tutorial per farvi vedere come fare. Il problema è però che così facendo si va a duplicare fisicamente gli oggetti nella nostra scena, affollando quindi ancora di più l'outliner, e andando ad appesantire poi il nostro file, il nostro progetto. Differenza magari invece di Maya, che senza dover per forza andare a duplicare gli oggetti in scena, e quindi appesantire il file, il progetto, e andare magari anche a incasinare l'outliner, utilizzando il render setup di Arnold possiamo gestire e creare i nostri render layer, dicendo quindi al nostro motore di render: ok, stai renderizzando il layer master? Renderizza questi oggetti con questi materiali. Stai renderizzando layer Chrome? Renderizza questi altri oggetti con questi altri materiali e così via. Creando quindi dei pass ad hoc che poi potranno essere utilizzati in fase di compositing, senza poi tener conto del fatto che oltre
all'override dei materiali si può eseguire l'override di molti altri parametri in Arnold. Poi hanno annunciato e quindi introdotto nella nuova versione, che è quella che sto utilizzando io adesso, la 2.83, gli AOV. All'inizio ero entusiasta perché pensavo che con la loro introduzione il problema dell'override dei materiali all'interno dei view layer sarebbe venuto meno, però poi quando li ho provati purtroppo sono rimasto abbastanza deluso, perché gli AOV di altri programmi come tipo ad esempio Maya, che sto prendendo in considerazione in questo momento, ti danno la possibilità di implementare i render layer, quindi poter renderizzare vari output preimpostati o custom da poter poi utilizzare in fase di compositing. E quindi troviamo appunto fra i più comuni, che sono l'albedo, cot albedo o albedo in inglese, diffuse, direct, emission, opacity, lo sheen, subsurface scattering, eccetera eccetera. Purtroppo invece le uniche cose che possiamo dare in pasto al nodo AOV di Blender sono i nodi che hanno un output colore, quindi quelli che hanno un pallino o giallo o grigio a destra. E questi sono i nodi che si trovano in input, in texture, in color, in vector e in converter. Il fatto è che soltanto alcuni di loro sono realmente utili, come tipo ad esempio un ambient occlusion, un Fresnel, un RGB o semplicemente un image texture, e poi vabbè tutti i regolatori di colore come bright and contrast, gamma, hue saturation, invert e via discorrendo. Mentre invece non è possibile dargli in pasto i singoli valori degli shader, come tipo ad esempio un subsurface scattering, un metallic, una roughness o un sheen, o addirittura potergli dare in pasto uno shader intero. Infatti vedete la linea diventa rossa, cosa che invece è possibile fare in Maya, come abbiamo visto prima. Quindi la mia speranza sta nel fatto che, essendo questa una versione ancora in alfa, dunque ancora in fase di sviluppo, c'è ancora la possibilità che questa feature venga migliorata, vengano aggiunte delle funzioni e delle opzioni in più. Una soluzione che però si può adottare per avere comunque una buona editabilità in fase di compositing è utilizzare i passes classici sempre all'interno del view layer properties, e sono quelli all'interno di data, light e poi vabbè c'è il cryptomatte, che è una feature abbastanza nuova ed è molto molto utile. Il problema è però che questi passes sono sempre comunque relativi ai materiali iniziali che abbiamo dato ai nostri oggetti e non a eventuali materiali custom un po' più particolari da utilizzare esclusivamente in fase di compositing per dare degli effetti magari un po' più particolari o regolare determinati valori senza dover ritirare per forza un render da capo. Poi un'altra cosa su cui secondo me Blender è carente sono le estrusioni. Infatti, adesso nascondiamo un attimo sta roba qua. Se io prendo un piano, plane, vado in modalità edit e scelgo un edge a caso, l'unica direzione verso cui posso estrudere il mio edge segnalata è questa, verso l'alto. Se io volessi estrudere verso una qualsiasi altra direzione, devo andare nel cerchio, cliccare, trascinare in maniera randomica e andare a premere ogni volta o X o Y o Z in base alle direzioni in cui voglio estrudere. E voi capite che ogni volta è un po' una palla, almeno per me, poi non so, magari c'è chi è abituato. Ad esempio invece in Maya, nel momento in cui io volessi estrudere un edge, lo seleziono, prendo semplicemente il manipolatore, posso semplicemente tenere premuto Shift, vedete, posso estruderlo verso l'alto, posso estruderlo verso l'asse Z, posso estruderlo verso l'asse X, che qua non avrebbe senso, posso estruderlo lungo un piano, direttamente, senza dover andare premere e cliccare un sacco di tasti, ad esempio X, Y o Z in base agli assi. Posso semplicemente tenere premuto maiuscolo e usare le direzioni del manipolatore. Oppure semplicemente, se volessi usare il comando estrudi,
tengo sempre premuto Shift, tasto destro, vado Extrude Edge e ho tutte le mie impostazioni e seguendo anche le direzioni che mi dà il manipolatore. E lo trovo molto più comodo rispetto che ogni volta o andare nel cerchio, cliccare o X o Y o Z, oppure essere obbligato a usare una sola direzione. Cioè, per me non ha senso. Poi, boh, cioè, chi si trova, buon per lui. Un'altra cosa che sempre a parer mio trovo fastidiosa è nel momento in cui io voglio estrudere gli edge di un semplice piano, lui mi seleziona tutta la faccia e mi fa estrudere la faccia, non gli edge, a differenza invece di un qualsiasi altro programma, che una volta che io seleziono gli edge e vado a estrudere, estrudo solo gli edge e non la faccia. Quindi vedete, in questo caso io ho un cubo vuoto, una scatola vuota, mentre qui, se io volessi avere una scatola vuota, una volta estruso devo andare a cancellare la faccia. È vero che questa cosa decade nel momento in cui io magari ho una faccia in più, ho un'estrusione e vado a estrudere. Così funziona. Però, boh, non lo so, mi fa strano, mi fa strano. Adesso tipo ad esempio per sta roba qua io più che andare ad estrudere andrei a fare una cosa del genere. Un'altra cosa che trovo estremamente fastidiosa, e non me ne sono lamentato soltanto io, ma anche amici, colleghi che hanno iniziato da un po' a utilizzare Blender, è il fatto che non si possa costruire una curva punto per punto, ma si debba per forza partire da una curva preimpostata. Ma porca miseria! Cioè, è una funzione base che sta in qualsiasi software di computer grafica, dell'Illustrator, Photoshop, Affinity, Krita. È così comodo poter disegnare una curva punto per punto. Guarda, guarda com'è bello. Il rinocero sa anche, curva Bézier. Guarda, è comodissimo. Invece no. C'è Blender, devi andare in aggiungi, curva. Riaggiunge sta roba qua, andare in modalità edit, iniziare a spostare e a estrudere. Che poi, tra l'altro, con l'estrusione torniamo al problema già elencato prima per quanto riguarda l'estrusione. Vabbè, andiamo avanti. Io veramente spero che un giorno almeno questa qua delle curve la risolvano, perché davvero è troppo comodo poter disegnare una curva punto per punto e non dover partire per forza da una curva standard e poi iniziare a estrudere, a muovere. Ah! Un'altra cosa, ad esempio, sono le unità di misura in Blender che sono sballatissime. Prendiamo per esempio questo parallelepipedo che ho disegnato in Rhino, dove so che le misure sono precisissime. Lo faccio largo di 20 mm, lo esporto, lo importo in ZBrush, faccio il check delle misure e vedo che sono 20 mm. Lo esporto per i miei colleghi che hanno Creo, che è un programma per l'ingegnerizzazione parametrico.
e la larghezza del mio parallelepipedo è 20 mm. Poi lo importo in Blender, lo vado a misurare e vedo che sono 20 metri. All'inizio magari uno pensa che si debbano semplicemente tarare le unità di misura all'interno delle preferenze. Purtroppo però non c'è niente al riguardo. L'unica cosa che si può fare è andare a cercare all'interno delle proprietà della scena e cercare units. E io la prima volta che l'ho trovato ho pensato: ottimo, posso cambiare i metri in millimetri. Di solito nei programmi, quando tu fai un'operazione del genere, ti dice: guarda, stai scalando le unità di misura della scena, vuoi scalare anche l'oggetto o vuoi lasciarlo a quella dimensione? Quando lo fai in Blender invece no, l'oggetto rimane sempre di 20 metri, semplicemente te lo scrive in millimetri, quindi 20.000 millimetri. E quindi quello che devi fare, oltre ad andare a impostare millimetri, che è semplicemente il tipo di visualizzazione che vuoi avere, devi andare a scalare le unità. Quindi devi andargli a scrivere: ok, sto lavorando in millimetri, tu me lo fai vedere in metri, quindi 0.001. E adesso si trova 20 mm. Quindi quello che mi chiedo è se ci sarà mai la possibilità di poter settare fisicamente le unità di misura della scena in modo che nel momento in cui io importo un oggetto, questo ti venga dato dal software con le sue reali dimensioni e non con una scala sfalsata. Anche perché nel momento in cui io faccio il procedimento inverso e quindi vado a esportare da Blender convinto di aver settato delle dimensioni, anche attraverso, come abbiamo visto prima, le unità di misura qui a destra, nel momento in cui io vado a importare in un altro programma ho lo stesso problema, le misure sono sfalsate. Poi trovo scomodo il fatto che per poter selezionare i vertici, gli edge o le facce dall'altra parte della mia geometria non ci sia un'opzione apposta, ma si debba per forza entrare nella modalità X-Ray. Io tendenzialmente in altri programmi modello con l'opzione per la selezione delle facce retrostanti sempre attiva, però qua modellare con l'X-Ray sempre attivo, non so voi, ma a me dopo un po' viene il mal di testa, c'è troppa confusione. Soprattutto poi quando si va a lavorare su modelli che magari hanno una densità poligonale molto alta. Secondo me queste due opzioni andrebbero separate. Una che ti permette di attivare l'X-Ray e quindi darti la possibilità di poter vedere oggetti che sono nascosti da altri oggetti e magari si ha difficoltà a modellare. E un'altra che ti permette di selezionare le facce, i vertici o gli edge che sono dall'altra parte della tua geometria rispetto alla camera. Lo trovo molto più comodo. Poi vabbè, magari questo è un capriccio personale, però mi piacerebbe veramente tanto che in Blender ci fossero molti più tools per quanto riguarda la gestione degli Air System. Io prendo sempre ad esempio Maya con XGen, perché diciamo è il software che meglio so usare di questa tipologia insieme a Blender. E puoi fare veramente delle cose assurde in questo programma, hai un controllo quasi totale, hai un sacco di parametri, un sacco di opzioni, hai un sacco di pennelli per poter gestire il tuo Air System. Il problema però è che appunto, almeno per me, lo trovo molto dispersivo, cosa che invece apprezzo di Blender è il fatto che sia molto più compatto, ha un menu molto più, diciamo, intuitivo. Il problema però è che appunto ha veramente poche opzioni di controllo, pochi pennelli e non ha la possibilità di poter creare magari delle curve da utilizzare come guida, cosa che invece in XGen di Maya si può fare, e poi vabbè anche la possibilità appunto, come abbiamo detto prima, di poter disegnare le curve punto per punto da poter utilizzare quindi come guida. Poi, visto che stanno spingendo tanto anche per quanto riguarda il texture painting, sarebbe veramente comodo avere la possibilità di poter agire su più canali contemporaneamente durante appunto la fase di painting, come tipo ad esempio in Substance Painter. Vedete, io adesso ho attivi i canali di Color, Metallic, Roughness, Normal e High, e nel momento in cui io vado a dipingere sul mio Mipmap andrò ad agire contemporaneamente su Color, Metallic, Roughness, Normal e High, che sono praticamente appunto i canali che io attivi, mentre questa cosa purtroppo in Blender ancora non è disponibile e io spero un giorno
implementeranno questa funzione, diciamo. Adesso ci sono un po' di add-on che permettono di fare delle cose simili, però non sono proprio user friendly, quindi spero magari che più avanti Blender riesca a fare qualcosa di simile a Substance e anche magari un po' più intuitivo rispetto ai vari add-on che stanno uscendo in questi giorni. Poi vabbè, sono tante le cose che andrebbero migliorate, tante quelle che andrebbero invece messe perché mancano. Un esempio è tipo l'AB Dispersion, che serve a dare quell'effetto, diciamo, sbarluccicoso ai materiali vetrosi, come tipo ad esempio il diamante o le pietre preziose in generale e così via. Oltre a queste, tra virgolette, mancanze, il problema principale di Blender è il fatto che purtroppo nella sua community c'è del fanboismo. E infatti molto spesso capita che magari quando andiamo a commentare dentro forum o video dove fanno vedere le nuove feature di Blender o pagine Facebook, io e qualche mio collega andiamo appunto a commentare, a far presente queste cose che a noi piacerebbe ci fossero, e puntualmente arriva un fanboy che cerca di giustificare o dare delle alternative improponibili. E un paio di volte è capitato addirittura di essere insultati perché cercavamo di far capire quelle che erano le nostre necessità. È un esempio appunto quando magari esce un video dove annunciano nuove feature e miglioramenti per quanto riguarda l'outliner e appunto noi si va sotto a commentare dicendo sì, figa sta roba, però cacchio manca ancora la possibilità di poter riorganizzare l'outliner secondo una propria preferenza. Oh, e puntualmente è arrivato sotto uno a commentare «E perché non usi le collection? Quelle le puoi riordinare!» Ma porca miseria! Cioè, ma ti sembra una cosa logica da fare? Cioè, io dovrei fare una collection per ogni singolo oggetto che c'è in scena. Come cazzo ragionate? Ma poi scusa, una volta che entri nella collection, il problema ri si ripropone, c'è sempre. Entri dentro la collection e non puoi comunque riordinare gli oggetti che sono al suo interno. Se io ho, come abbiamo visto prima, un character che ha un cappello, degli occhiali e delle ciabatte, e nell'outliner mi vengono messe in ordine alfabetico e non mi rispecchiano quello che è l'ordine schematico che mi sono fatto e che è quello che è l'ordine nella mia viewport dove il cappello sta in alto, gli occhiali stanno al centro e le ciabatte stanno ai piedi, a me un po' girano sinceramente. Cioè, dammi la possibilità di mettere nell'outliner prima il cappello, poi gli occhiali e poi le ciabatte. Mi sembra una cosa abbastanza logica. Poi capita che magari qualcuno capisce effettivamente qual è il problema e mi dice: ma scusa, sì, vabbè, però puoi mettere dei numeri davanti ai tuoi oggetti, così li metti in ordine come vuoi. E io in tutta tranquillità gli rispondo: ma tu sei pazzo! Ma c'hai 200 oggetti in scena e magari ti accorgi che ne devi aggiungere uno, oppure un cliente ti dice: sì, mi serve anche che ci sia quest'altro oggetto in scena, e tu che fai? Devi mettere a rinominare tutti e 201 gli oggetti per avere l'ordine che ti serve? Ma no, cioè, ma anche no. Voglio avere la possibilità di poter rinominare un solo oggetto e andarlo a spostare nel mio outliner dove cavolo voglio io. E un altro esempio che magari mi viene in mente, sempre per quanto riguarda l'outliner, è la shift selection, ossia la possibilità di poter selezionare più elementi assieme semplicemente cliccando sul primo oggetto, tenendo premuto Shift, cliccando sull'ultimo oggetto e selezionando appunto tutto quello che c'è in mezzo. E per anni un sacco di utenti si sono lamentati del fatto che non fosse possibile utilizzare lo Shift per fare una selezione multipla nell'outliner, come è normale in qualsiasi altro programma. È una funzione che è addirittura del sistema operativo, quindi ti fa strano che non ci sia in un programma del genere. E quando magari lo facevi notare con un commento sotto un video o in un forum, puntualmente arrivava il fanboy che ti dava conto e ti diceva: no, basta andare nell'outliner, premere B per attivare la finestra di selezione, che è anche più comoda per selezionare più oggetti insieme. Ok, va bene. Poi,
Con l'uscita della 2.81, Pablo Vasquez in Blender Today dice: finalmente hanno introdotto questa funzione. Cioè, anche lui sviluppatore si lamentava di questa cosa, mentre i fanboys la giustificavano dicendo: no, la finestra di selezione è più comoda, è più veloce, è più funzionale. Ma vaffanculo. Cioè, questo è per farvi capire quanto sta gente sia nociva per la crescita del programma. È lo stesso discorso di un bug. Se c'è un bug, lo devi segnalare, lo segnali, perché dici: ok, sta roba non funziona. E lo stesso vale per delle feature che magari si trovano in altri programmi e dici: cacchio, perché non ci sono in Blender? Mettiamole anche in Blender, così facciamo concorrenza a questi altri programmi, lo miglioriamo. Paradossalmente, poi, queste persone sono quelle che più di altri cercano, come dire, di promuovere il software, far vedere quanto sia figo. E magari appunto cercare di convincere utenti di altri software a provare a passare a Blender. Il problema è che quando uno di questi utenti che viene da Maya, Max, Cino o quant'altro decide di provare a passare a Blender, vedere un po' come funziona, iniziare ad usarlo per vedere se può essere un valido sostituto al software che ha sempre usato, dopo un po' magari si rende conto che ci sono dei tools basilari a cui è abituato e che purtroppo in Blender mancano. E nel momento in cui magari lo fa notare e cerca un aiuto in forum o nei commenti sotto i video di YouTube per cercare una soluzione o un'alternativa, vengono trattati con sufficienza da questi fanboy. E mi spiace, ma non credo sia questo il modo giusto per cercare di convincere qualcuno a usare il tuo stesso software. Ma si dovrebbe, almeno per come la penso io, visto che per Blender c'è l'enorme vantaggio che rispetto ad altri programmi gli sviluppatori tengono tantissimo conto della community, ascoltare, capire e far tesoro delle esperienze degli utenti che non usano soltanto Blender ma anche altri programmi, per inviare appunto più feedback possibili e migliorare così il software, per renderlo più competitivo, visto che uno degli obiettivi è quello di portarlo ad essere un industry standard. Quindi, ripeto, io questo video non lo sto facendo per screditare Blender o per andargli contro, anche perché sennò non starei neanche qui a fare video tutorial su Blender e non mi sarei neanche mai associato a Blender Italia e non sarei neanche mai diventato formatore accreditato, ma perché appunto voglio che cresca, migliori sempre di più e che diventi sempre più competitivo verso quei programmi che adesso sono definiti come industry standard. E direi che il mio video sfogo è terminato, spero sia stato utile per voi avere anche questo mio punto di vista e penso che più in là farò altri video dove prenderò di mira carenze di altri software che uso e con questo vi saluto, buon 3D.